L'attività è frenetica, come tutti i servizi di emergenza, c'è un continuo arrivo sia di pazienti che con i propri mezzi che con le ambulanze, e questi pazienti vengono accolti e triaggiati, cioè viene attribuito un codice colore in base alla loro sintomatologia, all'intensità del dolore che manifestano, e i codici li conoscete tutti, vanno dal rosso, il giallo, il verde e il bianco, dove il rosso vuol dire che c'è una compromissione dei parametri vitali e della coscienza, il giallo dove c'è ancora una stabilità di questi parametri ma la sintomatologia potrebbe evolvere verso una situazione più critica, il verde e il bianco sono delle situazioni più di codice colore meno grave, nelle quali prevale per il verde l'intensità di dolore e anche la tipologia della sintomatologia. Noi alla data odierna abbiamo più di 20.000 accessi, quindi vuol dire che ogni mese sono arrivate oltre 3.000 persone, quindi c'è una media di 100 persone al giorno. Questo comporta molto lavoro, a volte può accadere che alcuni pazienti abbiano la sensazione di non essere seguiti in maniera adeguata, ma posso assicurare che questo non avviene. La maggior parte di questi accessi è dovuta a codici minori, quindi ai codici verdi e codici bianchi, che in alcuni casi potrebbero trovare anche risposte sul territorio altrettanto professionali, altrettanto rapide, anzi forse più rapide di quelle del pronto soccorso. Noi cerchiamo sempre di ridurre al minimo queste attese, ma comunque quando c'è un'emergenza, chiaramente i nostri sforzi vanno rivolti verso l'emergenza, e quello